ruote anteriori larghe e freno a pedale. Sono queste le credenziali del segmento dei tricicli, definizione del codice, da patente B, quello del Piaggio MP3, che ora sfida Quadro 350S e Peugeot Metropolis. 400cc, 8.034 euro di prezzo e finiture di livello automobilistico. Per esempio, si avvia senza chiave, basta averla in tasca. Il Piaggio è il capostipite, 500cc, ma c'è anche 300. Buone le finiture, il nostro aveva anche la presa USB opzionale per connetterla a uno smartphone. Costa 8.810 euro. Il Quadro 350S dei tre è il più piccolo di cilindrata, 350cc, ma anche il meno costoso con i suoi 7.240 euro. Finiture semplici e niente vano bagagli posteriore, ma sotto la sella è l'unico che ospita un integrale e un jet. Per valutare meglio le caratteristiche dei tre ruote abbiamo effettuato anche uno slalom con 8 birilli a 5 metri l'uno dall'altro. La prova prevedeva andata, ritorno e un'inversione a U. I tester sono stati 4 di diversa estrazione. Per avere un termine di paragone, i tre ruote sono stati confrontati con uno scooter normale, il Suzuki Burgman 650, poi risultato il più rapido. La sospensione del Peugeot è composta da ruote interconnesse attraverso un quadrilatero con un unico ammortizzatore orizzontale in alto. Cioè ne impiega molto velocemente e può mettere in difficoltà nell'inversione a U. La sospensione raggiunge presto il fondo corsa e innesca una leggera oscillazione che non pregiudica però la sicurezza. In media i tester utilizzando il Metropolis hanno ottenuto i tempi peggiori. L'architettura della sospensione anteriore dell'MP3 prevede due braccia ammortizzati uniti da un quadrilatero articolato posto in alto. Le ruote sono quindi più libere rispetto a quelle del Metropolis. È risultato il più agile e di conseguenza il più veloce. La somma dei tempi dei quattro tester lo ha visto primo tra i tre ruote. Trasmette anche una buona confidenza. A sorpresa, al secondo posto si è piazzato il Quadro. Sorpresa perché è il più largo e richiede un gran lavoro a livello fisico per piegare, a causa dello schema dell'avantreno. Due triangoli oscillanti indipendenti collegati da un circuito idraulico, che attraverso due smorzatori funge da sostegno dinamico. In soldoni va spinto in piega, per contro comunica grande sicurezza. Queste tre ruote possono essere utili per un automobilista o un motociclista di ritorno? Sicuramente, sono per forza di cose più stabili di un due ruote e più sicuri quando piove e il fondo è sconnesso. Poi non c'è la necessità di fare la patente A.